Scoppia la protesta della minoranza curda di Istanbul dopo la decisione della giustizia turca di negare la liberazione a due militanti curdi eletti in Parlamento alle legislative di giugno. Gulseril Dirm e Ibrahim Ayan sono in carcere con l'accusa di fare parte del movimento dei lavoratori del Kurdistan, il PKK, considerato un'organizzazione terroristica dalle autorità di Ankara. In tutto sono sei i militanti curdi che sono stati eletti in Parlamento il 12 giugno scorso e che restano ancora dietro le sbarre. Il Partito per la Pace e la Democrazia, filo curdo, che ha ottenuto l'elezione di 36 parlamentari su 550 che siedono nell'emiciclo ad Ankara, ha annunciato ora un boicottaggio delle sedute parlamentari. La prima sessione dei lavori attesa per la settimana prossima rischia di essere incandescente.